Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcher, benvenuti un'altra volta in The Binding of Isaac Afterbirth. Cosa andiamo a fare oggi? Qualcosa di nuovo, di diverso. Isaac Hard, una seed run. Allora, non chiedetemi, allora no, fai questa, fai quell'altra, fai quest'altra seed. No, ragazzi, questo è un caso raro, perché poi vi spiego, tra poco vi spiegherò il perché stiamo facendo questa seed run, quindi non mi chiedete, capisco che... E non mi chiedete di fare altre seed run, non mi mandate seed, non mi mandate con niente. Perché che preferisco commenti sensati sui commenti di YouTube. Mi fa piacere avere un dialogo, non vedere fai questo, fai questo, fai quest'altro. Non è piacevole, non è divertente. Capisco che non lo si faccia più neanche nel Glitcher Super Show, che è stasera alle 21, ricordo, stasera alle 21 regaliamo Civilization 5 e Rainbow Six Vegas. Wink wink, tra parentesi, su twitch.tv/glitcher, YouTube, Hitbox, tutto. Quindi ci vediamo stasera alle 21. Wink wink wink. Tanto vi ho dato il tempo per iscrivervi, per copiarvi questo seed. E vi spiego nel frattempo, Hard con Isaac, vi spiego nel frattempo che cosa andremo a fare. Allora, l'obiettivo è farvi vedere il finale 17. Perché? Perché è successo, ta successo tanto, è successo veramente tanto in questo weekend, ma veramente, veramente, veramente tanto. Per la scoperta del segreto di The Binding of Isaac Afterbirth. Segreto legato a The Lost, ma di questo non vi dirò altro. Per questo non vi dirò altro. Perché spoiler? Perché vi dico così? Perché un video spoiler lo farò spiegando tutto quello che è successo in questo weekend. Arriverà online tra 1-2 giorni e sarà su questo canale. Vi spiegherò un po' tutto quello che è successo, un po' tutto quello che serve per sbloccare questo nuovo segreto. E ne discuteremo insieme, mi farebbe piacere discuterne insieme un po'. L'obiettivo mio quindi è ad arrivare nella stanza, nella, tra virgolette, la boss rush, la nuova boss rush. Per chi ancora non sa che cosa sto andando a fare, non sa cosa ci si troverà davanti. Allora, andiamo intanto. Oh cazzo, ogni volta mi dimentico. Quindi se vedete che stia facendo, mi vedete fare cose con cognizione di causa a parte adesso, è perché so veramente che cosa stiamo per fare, quindi di conseguenza, perché devo andare a fare le cose per veloce, quindi è meglio. E nel frattempo vi vedete questo seed che è clamoroso, è un seed clamoroso, non avete idea di che cosa sia questo seed, così almeno risolviamo questa mancanza di queste ultime settimane, visto che al Glitch Super Show facciamo le seed, facciamo le daily challenge. Almeno vi faccio vedere una seed run, ok? E intanto abbiamo preso un bello small rock più quello oggetto del piano, che era Cricket's Body, che è veramente un ottimo oggetto come inizio. Andiamo a prenderci anche quasi quasi il contenuto della stanza segreta. Nella stanza segreta devo ricordare di non rimanere senza bombe in un determinato momento della run, perché sennò faccio veramente una figura da peracottaro. Andiamo via avanti. Non entrerò quasi mai nelle stanze del sacrificio perché non c'è praticamente mai niente in questa run. Quindi non mi vedrete entrare nelle stanze del sacrificio. Sì, l'ho già fatta 3 o 4 volte e sono sempre arrivato ai 30 minuti, tra virgolette, poi vi spiegherò quando arriveremo al momento. Ai 30 minuti, ma al pelo, quindi di conseguenza adesso che la so a memoria, praticamente, o quasi a memoria, cercherò di arrivarci anche con un pelo più di anticipo. Two of Clubs potrebbe essere particolarmente utile in futuro. Non si sa mai, non si sa mai. Tanto io smembro. Oh, facciata contro il coso. Danno rosso, non vi preoccupate. Comunque, anche se è danno rosso, state tranquilli, non vi preoccupate. State tranquilli. Perché vi dico così? Perché fidatevi. Voi fidatevi. Allora, andiamo avanti.
continuiamo a smembrare questo piano. Già adesso comunque il danno è più che discreto, oserei dire. Cosa ne dite? Direi che ho un buon danno. Ho un buon danno, au. Ho un buon danno. Non farò scoppiare adesso questa stanza, perché contiene due chiavi. Al momento mi conviene tenermi sta bomba, andarne a trovare un'altra e poter avere finalmente quattro bombe da poter mettere sul piatto una volta che saremo nel punto decisivo della run, e vedrete tra poco quale è. Intanto andiamo a prenderci questa meravigliosa questo meraviglioso patto col demonio, questa stanza degli oggetti. In questa stanza degli oggetti, come vedete, c'è Polifemus. Io prendo volentieri un danno, non importa, non è importante, state tranquilli. E vado però per sicurezza ad andarmi a prendere quei cuori che avevo lasciato per strada prima. Ci sono lì, belli utili proprio per questi casi di carestia. Questa bomba poi la... State tranquilli. Voglio andare ad avere due bombe in modo da essere un attimino più tranquillo sull'argomento. Ah, bello, bel danno, complimenti. Eccolo qua. E finalmente poter mettere quattro bombe nel mio carniere. Andiamo... Si dice carniere, giusto? Mi sbaglio. Sì. Sembra di sì. Paniere è un'altra cosa, ma carniere dovrebbe essere. È una parola in italiano, vero? Ho un vuoto. Ho un momento grave di vuoto. Va bene, fa lo stesso. Comunque sì, sicuramente sarete andati a vedere da su Wikipedia, quindi, e mi avrete risposto nei commenti. Allora, tanto lo andrò a vedere da solo io, se no vi dirò scusate, ho detto una cagata colossale. Abbiate pazienza, abbiate pietà di me. Teniamoci sta bomba che viene sempre comoda. Andiamo a battere il boss del piano, che è mostro. Nulla di esorbitante. Il nostro danno è notevole, a dir poco oserei dire notevole. A questo punto facciamo una cosa molto bella, che è entrare qua dentro, prendere questo. Ops. E io prenderei anche questo. Cosa vi posso dire? Potrebbe essere meglio, ma è meglio questo per avere la gota ed avere sempre il patto col diavolo garantito. In alcuni casi non sarà utile, in alcuni casi lo sarà, ma non vi state a preoccupare. Innanzitutto, altra cosa fondamentale da fare è andare a prendere la batteria. Andare a prendere la batteria, infilarsi qua, rirolla il virus e... Non è il virus, scusate, non è il virus, ma è Roid Rage. E non è abbastanza perché noi adesso andremo a prendere l'altra batteria. Rirolleremo di nuovo l'oggetto e l'oggetto Anton Photo, che è sicuramente meglio degli altri due. Andiamo a... Flooded Caves 1, il momento vitale della run si avvicina e scoprirete quale sarà molto breve. Vorrei entrare qua dentro, ma non voglio usare le bombe. Cioè, nel senso, danno molta roba a quelle due casse, ma ho paura di non andare in Dash, che mi preoccupa sempre molto, perché potrebbe essere una figura di merda di proporzioni epiche non riuscire, quindi cerchiamo di fare le cose comunque. Anzi, scusate se mi metto la mappa davanti, ma devo vedere un attimo a che punto sono. E via e via di nuovo. Oh mamma mia, per evitare uno ho preso un altro. Via, ok. E andiamo a proseguire velocemente e a finire questo piano il più rapidamente possibile. Ok, mamma mia che rischi che mi sono preso. Uno speed upgrade viene sempre comodo in questo genere di cose, quindi andiamo avanti. Nella stanza degli oggetti c'è un altro oggettino molto interessante al quale sono particolarmente affezionato. Non da molto, ma sono particolarmente affezionato. Adesso vedrete di che cosa sto parlando, se lo riesco a trovare. Ce la facciamo a trovare la stanza? Perché ricordo a memoria, ma tra virgolette a memoria. Qua c'è una stanza... non mi ricordo mai come esplodono questi. Mai. I nuovi nemici devo ancora conoscerli bene a memoria.
Eccole qua, eccola qua la stanza di oggetti e l'oggetto che dicevo essere particolarmente a me caro in questi ultimi periodi. Ok, andiamo a vedere che cos'è. È Monstro Lang. È Monstro Lang, un oggetto che ho già detto più e più volte non adorare per niente, ma adesso questo oggetto ha un valore affettivo non indifferente. Perché è un valore affettivo non indifferente? Perché è stato l'oggetto chiave della mia prima vittoria con The Lost, quindi non posso non esserci affezionato, e mi ha permesso di vincere la chest con The Lost. La run potete vederla tranquillamente, tra l'altro, su YouTube, uno dei canali, in uno dei video replica di una live quando ho fatto l'hashtag Road to Real Platinum God. Abbiamo 5 monete e io ho bisogno di altre monete, quindi devo andare a fare devo andare a prendere questo in modo così posso sprecare un cuore spirituale, non uno rosso. Va bene così. 15 monete, adesso poi andiamo a recuperare delle altre monete da un'altra parte. State manzi, anzi no, non mi serve, sapete che c'è, che ne posso fare anche a meno. Ma sì, fa cuffia. Via, one shottato. Gurdy Junior, prendiamo questo e nella stanza, se volete, potete andarvi a prendere il Sacrificial Dagger. In questo caso io non l'ho mai preso. Non l'ho mai preso, capirete bene perché. Perché io, sì, per carità, sono abbastanza overpowered già adesso. Perché è evidente che si sia particolarmente overpowered già adesso, però ci saranno altre cose interessanti su cui sbattere la faccia a breve. Catacombe 2, giusto? Ok. E questo è un piano veramente chiave, vitale. Adesso vedrete cosa uscirà fuori in questo piano, cosa non uscirà fuori in questo piano, più che altro. Tapeworm è utile perché ci permette di sparare a dimensioni e distanze fondamentali di una importanza critica, come dicono quelli bravi che giocano a calcio. Allora, oh no no no, prima io, mi dispiace. Questa pillola non ricordo cos'era, era un bad trip, sì, ora mi ricordo. Era un bad trip, quindi non la prendo, grazie. Sei stato interessante, scoprirti, ma aia. Ma aia, ad esempio, aia, potrebbe essere la soluzione. La chiave, ah, così poche chiavi, strano. Ma vabbè, pochissime chiavi, di solito in questa run riesco ad avere decine di chiavi, quindi non capisco perché adesso sia così a secco. Oh, mamma mia, oh, questo proprio abbracciato, proprio l'ho lasciata arrivare facile facile addosso alle mie braccione. Vabbè, fa lo stesso, andiamo a proseguire, andiamo a cercare la stanza che mi interessa. Oh la madonna, era mica esploso, è mica esploso, mamma mia, no, è mica esploso, è mica esploso il mio coso, il mio Monstro Lang, è fatto un botto micidiale. Andiamo a cercarci quella maledetta stanza, che ora non trovo, ma troverò a breve. Oh no, che sfiga. Va bene, non importa, possiamo fare così. Abbiamo 5 bombe, direi che non è un grosso problema. Andiamo avanti, andiamo a cercare la stanza. Diavolo è quella stanza maledetta. Non mi fare scherzi, eh. Che poi alla fine non ci sei, eh. Così per magia sei scomparsa. Già comunque adesso non è che vada, faccia schifo, sta run. Lasty Blood ce lo prendiamo? Non c'è, se non avete sbloccato Lasty Blood ovviamente. C'è un altro oggetto che mi sembra però piuttosto marginale, quindi si può anche evitare. E a questo punto io non trovo la stanza. Ops. Allora, andiamo avanti intanto nel frattempo. Continuiamo a distruggere. Terrore tefastazione. Ok, questa cos'era? Infested, ok. Andiamo un attimo, scusate un attimo, devo mettere un secondo in pausa perché adesso sto andando di nuovo nel panico, fondamentalmente. Scusate, sto andando un pelo nel panico. Allora, ah, lì ci dovrebbe essere invece una... Oh! Non ci dovrebbe essere questa stanza. Ma pensa, non ci dovrebbe essere. Sbloccando Lasty Blood è uscita sta cosa. Oh no. Buh. Vabbè, noi andiamo di qua, dai, tanto.
Tanto andiamoci, poi vediamo. Poi la vediamo. Un attimo, andiamo a vedere. Quindi, in questo caso, non ci dovrebbe essere questa stanza del sacrificio. Ma pensa. Quindi devo andarmi a trovare la stanza segreta numero 1 in un altro modo. Oh, signor. Che brutta cosa. Andiamocela a cercare a sto punto. La stanza segreta numero 1 può essere... qui? No. Può essere... qui? No. Oh, mamma Saura. Che brutta cosa. Vabbè, non vi potrò far vedere, ve la farò vedere in un'altra maniera. Ve la farò vedere stasera, dai. Ve la farò vedere stasera in... nel Glitcheroo Super Show, la variante. La variante, ma va bene così. Adesso poi comunque non vi preoccupate, perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Non state pure tranquillissimi. Vi faccio vedere una cosa molto interessante. Andiamo avanti. È soltanto un'aggiunta, era un'aggiunta, una modifica al tutto. Come già adesso sono abbastanza overpowered, infatti guardate. Cosa dite? Non male, no? Non male. Andiamo a vedere cosa c'è in queste stanze. Niente di esorbitante, tranne che comunque un Nematemesis, che è ok. Che è ok. Scoppia. E gnagna. Ok, e recuperiamo le monete. Sì, le chiavi. Questo era un lapsus. E questo è nel tap. È un lapsus. Lo scoprirete perché è un lapsus. Un lapsus, lo vedrete presto. Andiamo avanti, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Andiamo alle Dank Depths e andiamo a prenderci l'altro oggetto che... siamo in Curse, no? Giusto? Sì. L'altro oggetto che ci permetterà di essere completamente overpower. Completamente... Oh signor. Perché non si carica? Ecco, qual è il nostro problema? Il caricamento delle lacrime. Il caricamento delle lacrime. Bene. Dovremmo risolverlo a breve. Andiamo a mettere qua. So che qua sono le uniche due. Fuochi eterni che ci creano questa possibilità di avere cuori spirituali. Ho già studiato mille volte. E quindi andiamo a scoppiare solo quelli. Ci stiamo avvicinando alla stanza degli oggetti. Spero, non mi ricordo più dov'è. Eccola qua. E la stanza degli oggetti è l'ultimo oggetto che ci serve. E poi vi spiegherò che cosa c'è. Cosa c'è in quella stanza che ho cercato e non ho trovato. E lo scoprirete a breve e ve lo farò vedere. Ve lo farò vedere. Allora, andiamo a finire. Dai, su. Via. Giù. E rirolliamo alla cieca questo oggetto. Perché? Perché? Non ti preoccupate. Fidatevi, non c'era niente di interessante. Invece c'è una cosa particolarmente interessante. Libra. Libra, direte, ma no, come? Ma perché hai preso Libra? Hai perso un sacco di danno. Sì, ma questo? Cosa dite? Aia, a parte questo danno. Di questo cosa dite? Direi che va benone dal punto di vista del danno. Spariamo veramente ogni volta, una volta ogni due secondi. Possiamo lasciare anche il flop. E andiamo velocemente a sventrare tutti i nemici che ci capitano a tiro da qui all'eternità. Obiettivamente siamo delle macchine da guerra a questo punto. Spariamo ad una velocità allucinante, come potete vedere. Qua dentro c'è una cosa interessante, tutto sommato, che BFF potrebbe venire particolarmente utile. Il boomerang lo rirolliamo così per mera ignoranza. Ah, non posso rirollarlo ancora. Vabbè, fa lo stesso. Il boomerang lo potremmo rirollare, forse? Sì, forse sì. Potremmo rirollarlo, chi lo sa. Guardate a quanta, a che frequenza spariamo. Boom, 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 boom. E via, ecco, finalmente abbiamo anche la possibilità di... Quella roccia tinta è in realtà una cassa dorata che non è niente di esaltante. Io non ho mai rirollato questo boomerang, magari c'è qualcosa di figo.
Compasso, va bene. Va bene, The Compass, del compasso, scusate, la bussola, purtroppo è una mia abitudine. Tradurla col compasso è sbagliata, l'abitudine è sbagliata. E non riesco, non mi viene automatico a dire il compasso. Allora, andiamo di qua. Via, andiamo a finire velocemente questa stanza. Andiamo a prenderci il patto di Brownie. E così, in questo stato, esce un po' più difficile andare a battere il boss, ma come vedete non lo one shottiamo, ma lo trishottiamo, lo quadrishottiamo, non è che è proprio la fine dell'universo. Andiamo a prenderci questo latch key, perché mi dimentico sempre che non è in realtà la cosa giusta da fare, e poi ci portiamo a casa più Head of Krampus. No, ovviamente no, andiamo a rirollare Head of Krampus in Headless Baby, che non importa, va benissimo così. Andiamo via, mancano 17 minuti e 37 secondi. Ovviamente non andremo nella boss rush, perché devo farvi vedere una cosa ben più importante della boss rush. Allora, tanto andiamo velocemente a finire tutto quello che è possibile finire. Già abbiamo comunque il danno della vita, non ci serve aumentare di più, ma sarebbe interessante andare a vedere cosa c'è nell'altra stanza segreta. Ops, mi dispiace. Cosa c'è? Forever Alone. Niente di speciale. Niente di speciale. Non ho usato quella pillola perché è un, non mi ricordo, era tipo un paralysis, se non mi sbaglio. Andiamo velocemente a battere Mom. Andiamo a battere Mom. Via, via, veloce. È una soddisfazione immensa, non avete idea di che soddisfazione sia andare a sparare con questa frequenza, con questo pezzo d'animale. Andiamo anche a prendere quello che c'è nella stanza del negozio, che è Sackhead. Sackhead è importante soprattutto con l'oggetto che avrei dovuto prendere, però comunque ve lo farò vedere stasera, state pure tranquilli. Allora, andiamo a vedere cosa ci porta. Tanto, come vedete, un sacco di monete arrivano. E Sackhead, se non lo sapete, dà una maggiore possibilità di trovare dei sacchetti contenenti le cornie, cioè nuovi oggetti, più di un oggetto, in base a scusatemelo tantissimo. Anzi, andrei a rirollare tutto. Ci guadagno sicuramente di più in questa maniera. Ok, perfetto. Non posso rirollare. Mercoledì pomeriggio. Cosa c'era qua dentro? Carino, va bene. E andiamo giù. Allora, dicevamo, Sackhead, che cosa porta Sackhead? Sackhead porta a rirollare i penny, ed avere una grandissima possibilità che si trasformino questi penny, come vedete, in dei sacchetti contenenti altri oggetti che possono essere comunque consumabili, quindi c'è più possibilità di avere roba figa, fondamentalmente. Perché no? Dammelo. Bisogna salire anche piuttosto veloce. Che cos'è che scende adesso? Ah, Pin. Ciao Pin, addio Pin, direi. Sì, addio Pin. Via Nickel, male non ci fa. Questa roba qua è una menata, più che altro. Grossa menata. Non è tanto dannosa quanto è una menata. Dai, su, tirati su, animale, ok. Oh, sacchetto, perché non si sa mai. High Priestess, meglio di Power Pill, non credo. Via. Facciamo partire tutto quello che è brutto di questa terra. Stiamo volando, quindi devo ricordare che stiamo volando. Ogni tanto me lo perdo. Ok, su, stanza che di solito mi manda in paranoia. Mi manda in paranoia totale. È una stanza facilissima tutto sommato, ma mi manda duro in paranoia. Non ho mai capito perché. Via, veloce. Adesso è veramente questione di andare molto veloce e basta.
questione di andare particolarmente veloce e basta. Allora, quindi cosa andiamo a fare? Prima questo. Cosa c'è lì dentro? Blood Clot. Blood Clot che prendiamo, perché è un damage up, così almeno abbiamo risolto anche quel problema. Prendiamo anche questo, che è uno Stem Cell. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Bene, c'è qualcosa di particolarmente interessante. Ve lo faccio vedere. Dai, Mode Void. A questo punto con Mode Void divento anche Leviatano. E rirollando quello che c'è, trovo Abaddon, che è un damage up, e al costo di 3 cuori spirituali me ne dà 6 neri. Quindi a questo punto sono praticamente Gesù Cristo sceso in terra, fondamentalmente. No, Gesù Cristo, sono il demonio sceso in terra, in realtà. Quindi vorrei farvi vedere, ecco, scusate un attimo, vi metto in pausa, mi sono dimenticato, come al solito, del resto, il simbolo dei, cosa, dei danni. Quindi Afterbirth, Missing HUD, lo apriamo, lo mettiamo qua da parte. Ce la fai ad andare? Forse no, forse sì, se cambio stanza potrebbe apparire. No, è bloccato. Vabbè, lo vediamo dal prossimo piano, oserei dire. Potrebbe essere segnato dal prossimo piano. Abbiate fiducia in me. Abbiate fiducia. Allora, di qua? No, bisogna scendere. No, bisogna salire e poi scendere. Ok, va bene. Andiamo. Spero che vada al prossimo piano, se no sarei rimasto veramente male. Allora, su, via, veloci. Dimentichiamoci di tutto quello che c'è, chi se ne frega. Fondamentalmente Purity potrebbe essermi utile, giusto per, ma nient'altro. Andiamo a finire, ecco, Move the Void, come vedete. Porta questo anello di potere e cattiveria e ignoranza che fa dei danni, e difende, ci difende. Carte, come siamo messi? Wheel of Fortune, Two of Hearts. Cosa hanno ancora scoppiato? Scusate, un momento di... Ah, eccola qua. Mancava un bozzo, non Wheel of Fortune. No, neanche Two of Hearts, perché mi porto dietro Two of Hearts? Vabbè. E andiamo qua, andiamo giù, scendiamo, via, scoppiare lo scoppiabile. A posto, queste sono altre monetine, un luck up che potrebbe essere utile, visto che continuiamo a cagare sacchetti. Un cuore nero che ci porta praticamente tutto pieno di cuori neri e di cuori azzurri. A questo punto siamo praticamente in personificazione di Satana, vero e proprio, siamo invincibili. Direi che la run è praticamente vinta, però come potete vedere si può fare anche peggio. Il mio obiettivo è ovviamente arrivare a battere. Vabbè, fa lo stesso, chi sarà? Bub per questo danno, non importa, e via. Ah, non stavo guardando, colpa mia. Bene, a questo punto posso spiegarvi cosa sta succedendo. Siamo a 24 minuti e 05 secondi. Se si arriva a battere il cuore di mamma entro 30 minuti, si apre questa porta. Questa porta contiene un buco azzurro. Che cosa contiene questo buco azzurro? Nel frattempo posso chiudere il coso perché ho visto che alla fine non funziona, quindi possiamo lasciare perdere, scusate. E un buco azzurro che contiene questa stanza con 4 casse, un po' come quella della chest. E con tante le cornie e due porte. Una porta contiene pay to play e una roba, e un, non mi ricordo più cos'è, non è Forever Alone. E dall'altra parte c'è Curse of the Tower, che permette di sparare, avere l'effetto di The Tower ogni volta che subisce un danno, e SMB Super Fan, ovviamente sceglierò SMB Super Fan. Da questa parte rirollerò contenente 0, nada de nada, quindi sì. Rirolla di nuovo. Rirollando di nuovo si ottiene un ottimo oggetto che è Toxic Shock.
Le nostre lacrime sono dannose dal punto di vista del danno da avvelenamento, e i nemici che spawnano all'interno di una stanza hanno già il danno dall'avvelenamento in automatico. Posso rirollare qua per contenere un 5 bombe, niente di esaltante ovviamente, e no, sono piena vita, ho preso The Towers per sbaglio e mi posso portare Guppy Z, che in questo caso può essere utile in caso subisca danni. No, in caso subisca danni. The Chariot, sì, potrebbe essere utile, ma è meglio The Empress. E possiamo andare a vedere che cosa ci aspetta. Questo è il boss, si chiama Hush, il silenzio. Come vedete si è avvelenata la stanza, quindi prende un pochino di danno da veleno. Noi spariamo all'inverosimile, dobbiamo anche tipo usare l'attivo ogni tanto nella vita, perfetto. E questa è la prima fase di Diash, un classico Aesakino, però come vedete senza faccia, senza occhi, tutto azzurro. E nella prima fase è abbastanza facile, fino a quando non si trasforma in questa roba immonda e diventa un vero e proprio bullet hell. Questo gioco diventa un vero e proprio Ikaruga. Non so a che punto sono con la vita, però credo di essere comunque abbastanza tranquillo. Io spero di non subire... Oh, questo invece è un danno estremamente stupido. No, questo non so da dove sia venuto invece. Obiettivamente, non ho idea di dove sia scoppiato. Allora, andiamo comunque a resistere la prima fase della seconda. Scusate. La prima fase... Ah no, no, non la fine non l'avevo preso. Vabbè, fa lo stesso. Non avevo preso il Nansebit. Va bene, fa lo stesso. Spara queste... Oh, signor. Oh. Spara queste mosche che sono molto più resistenti del normale. Mosche molto più resistenti del normale. E... oh no, e girano in cerchio. Siamo alla seconda fase della seconda fase e comincia a essere un po' un problema. Perché ora siamo alla... Siamo a queste lacrimucce che hanno continuum e quindi sono pericolose, perché piano piano velocizzano sempre di più, passano in laterale da una parte e dall'altra e cominciano a colpire comunque da è impossibile andare a non farsi colpire da queste lacrime. Se hanno deciso di colpirti, ti colpiranno. Se hanno deciso di colpirti, ti colpiranno sicuramente. Ecco, dicevamo. Fortunatamente ci sono dei punti in cui vengono sparate, quindi si riesce con un po' di culo a evitarle ogni tanto. Mentre io sto continuando a sparare senza soluzione di continuità al boss, che è arrivato all'ultima fase, se non sbaglio, che è quella più spaventosa. Perché? Perché ha queste palline che sono pericolosissime, ma c'è ancora cose molto più pericolose di questo. Non credo che non faccia vedere l'ultima parte. Sembra una cosa piuttosto facile da così, ma come vedete ho dovuto essere praticamente il figlio del demonio per riuscire a battere molto agevolmente di Ash. E non posso colpirlo in questo momento, sto continuando a sparare, ma non lo posso colpire in realtà. Oh signor, perché è ancora nascosto? Sei ancora nascosto, vero? Vaffam. Oh, finalmente, ora posso colpirlo. Ora c'ha questi piccoli laser che sparano e ci seguono. Preso da cosa? Da un bombo. Orco cazzo. E ora spara tutto quello che ha alla fine per darci fastidio. Ma siamo riusciti a batterlo. Ora volendo si potrebbe tranquillamente uscire e continuare la run, oppure entrare nella cassa. E noi è quello che faremo. Aumento la musica e l'audio per cercare di farvi sentire e vedere il finale. Poi ne parleremo su. Pronti?
Ok. Bene. Cosa potete, cosa si può dire? Isaac è morto, e questo l'avevamo ormai capito tutti. Questo finale è estremamente legato al personaggio segreto che scopriremo. Come? Vedendo il prossimo video che vi farò vedere, che vi manderò sul canale tra pochi giorni, un paio. Anche l'altro finale è molto legato al segreto, al segreto. E direi che per il momento è tutto. Siamo, è un po' triste come cosa, è un po' triste. E ma d'altronde lo sapevamo. Isaac è morto e la madre lo ha trovato. Noi siamo andati quelli che sembrano gli inferi, e qualcosa ci accoglie alle spalle. Questo è abbastanza segreto, non si sa bene cosa possa essere in realtà. Ma il resto sarà tutto legato al segreto, che vi racconterò nel video. Tra qualche giorno, domani, dopodomani, chi lo sa. D'accordo? Quindi ci vediamo lì, in quel video, e continuate a vedere gli episodi di The Binding of Isaac Afterbirth qua su questo canale. Se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, condividete con persone a cui può interessare a questo genere di cose, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Se volete scrivere, ci sono gli indirizzi, come avete visto prima, di Twitter e di Facebook. Ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!